pochettino, però è un lavorone della Madonna, onestamente, e c'è l'audio tutto sfasato, quello lì non lo carico. Questo qui, ho gestito meglio le impostazioni, sembra che stia andando tutto bene. È abbastanza discorsivo, quindi non penso che taglierò tante parti morte, quindi penso che lo prendo, ritaglio l'inizio per dargli un inizio decente e lo carico così com'è. Così lo si può guardare sto dungeon in scioltezza, senza troppi pensieri. Fai Allora, quello che vuoi. porta il ladro che apri i bauli se ce l'hai potente. Ok, come hanno detto, fai parti. Capo. Dove sei? Eccoti. Funziona. Ho sminchiato, stai fermo. Ok, Ok, funziona. fatto. Aspetta, Accettalo. un po'. Potenziami, uomo. Allora, io ho solo due richieste. Ste Ecco. cazzo di boccette che devono avere almeno 10 possibilità di lavare le bende, perché non posso andare in dungeon con le bende che lavo una volta e poi non le posso più lavare. Non la C'è prendo l'acqua. ovunque. No. Qui l'acqua non la raggiungi. Qua sì, Lorea. La raggiungi? Allora, laviamo le bende, Sì, qua proviamo. sì. Sì, qua si deve prendere. Crockett. Grande crockett. Nugget, dovevo chiamarla. Nugget. Nugget. Che botta. Madonna. Comunque, Axel. Sono per caso da impostare bene i cooldown di respawn dei mostri di questo dungeon? Siamo già in seconda parte? Infatti erano i ragni all'inizio che erano funghi in realtà. Oh, un santuario, si può morire. Quindi si può morire, ma perché? Scherzo. No. No, Siamo passati al qua dietro. bivio siamo andati a destra. Sì, perché non ci sono mai stato io qua, quindi sto esplorando Abkhazum. Perché praticamente all'ingresso dove ti ho detto che c'era l'omino sotto di Immagino. delle scale che ti portano giù. Ok. Aia. Oh shit. No. L'hai detto che si poteva morire visto che c'è il santuario. Vai, vai. 60 di danno mi ha fatto. Madonna. Io sono triste perché poco fa il corriere mi ha portato le sigarette, però mi manca sigaretta elettronica per fumarle, quindi farò un dungeon sano oggi. No, ho le sigarette e non ho la macchinetta per fumarle. Ma no, malissimo. Ok, allora. Ah, ma sono tuoi quegli elementali? Ok. Noi dobbiamo picchiare gli Efret. Cosa Così sono io. questi mob respawnati così a cazzo? Lol. Ma è voluta la cosa? Cioè, quando uccidi tot mostri vengono fuori altri o è un problema? Ah, È quindi proprio. le 2 ore sono scattate adesso? 3 ore? Porca puttana. Sfiga. Secondo me il GM ha messo lo zampino. No, boh, se ci fosse un Nine Pollo avrei dato la colpa a lui. Perché ogni Magari lo volta è. che vai in esplorazione Nine con Pollo. Pollo, ogni volta che vai in giro con Pollo e mio fratello, Pollo per dar fastidio ad Alessandro fa spawnare cavalieri demoniaci, anche se sei nel dungeon dei ragni, cioè. Non è che lo nasconde. Non lo nasconde per niente. È stato tuo Pollo, sì. Sì. No, no, lo senti ridere e basta. Però lì sai che è colpevole. Ma comunque Apri un po' stiamo andando svogliato per la parte qua. sbagliata? Ok. No, qua c'è l'ingresso all'altro dungeon, parte sotto. Se vogliamo tornare indietro, pulire l'altra striscia,
No, poi che... a fare i barbari, poi torniamo di qua. E che non è che ci manca l'altra striscia da pulire, ci manca tutto il dungeon, perché sono respawnati tutti adesso. Sì. Cioè, tutti i mostri del gioco sono respawnati adesso. Ogni 3 ore? Boh. Ho già fatto 8k. Buoni 8k. Di base, cioè... raw gold. Sì, sì. Più belli. Poi mancano tutte le pelli da vendere e quant'altro. Pelli e gemme. Pelli, gemme. Sì. Ok. Così, ho tutto qua. Buoni. Vieni, vieni, Colin, vieni che ti faccio il culo a strisce, vieni. Bang. Oh dai, scrauso, ed è una sberla, è già morto questo. Infatti volevo farmelo da solo. Vabbè, no. Faccio il pazzo, me li tiro tutti, dai. Sei un gasato. Sono in frenesia, c'ho 300 HP. Me li faccio da solo adesso, finché c'ho... l'urlo della la frenesia, l'ira del barbaro attiva. Oh, tanta vita e tanta destrezza, via. Ci va a tirare coppini. È che non faccio in tempo a curarmi, che finisce. Ma non stiamo andando dalla parte sbagliata adesso. Non torniamo verso l'inizio a fare i barbari, no? Ma no, andiamo avanti. Andiamo giù? Oh, sì, okay. Sì, andiamo con l'obiettivo di finire il dungeon. Ok, andiamo sotto. C'è qualche mob particolare che paga bene? Sì? C'era qualcosa di particolare da fare prima di scendere? Dimmi. Volete andare? Per me non è un problema. Semplicemente viene un po' più lunga. Perché devi aprire la porta? Ah, ecco, vedi che c'era qualcosa che mi ricordavo. Che prima di scendere bisogna per forza fare qualcosa. Quindi questo primo piano, diciamo, è tutto da esplorare prima di andare avanti. No, c'è un mob particolare da uccidere, giusto, Ale? Dai, maledetto, non farmi perdere tempo. E fammi già la fine. Probabilmente ci sarà da fare un mob qui da qualche parte. Chi mi ha toccato? Forse io. Per sbaglio. Chi mi ha toccato? Cattivissimo. Allora, qui abbiamo un signore, perciò probabilmente ci avrà dentro una chiave. Teoria. Bisogna capire qual è il mob che c'ha dentro la chiave da usare per aprire la porta. Perciò squadrarli tutti finché non si trova. No, penso che quando muore lo trovi nel baule, cioè nel cadavere. Allora, qua sopra è pieno di draghi. Porca troia. La cagnata è open. Cosa fa? La chiave te la mette dentro? Chi è che mi continua a colpire? Maledetto! Allora, chi vuoi medicare? Lorenzo, basta fare il pick up. Veramente. No, anche perché rischi di morire se ti tiro un colpo serio mentre sono in ira barbarica. Ti sciotto. Mi piace come l'hanno fissata? Bravo! Chi è che c'ha la chiave così evitiamo di star 4 ore in giro? Non c'è nessun arciere qua. Poi no. Chi è che c'è? Ah sì, tu sei arciere. Però sì, uso le balestre io. Bon, sì, ma spiccioli. Preferisco spendere soldi. Non l'avete ancora sistemato il lot che ti prende la roba in automatico che ti serve? No? E Ale? C'è il lot che tu praticamente puoi selezionare quello che ti interessa
che ti interessa lottare. Praticamente tu lotti solo quello, se metti bende, frecce, per dire soldi, lui ti lotta solo quello. Forse un po' complesso da scriptare, ma carino. No, c'è già... il Razor c'è. Con questo coso qui del cliente non lo so. Ma perché... Allora, se... qui volendo c'è un modo... Allora, attivi quello che apre in automatico il loot dei cadaveri. E invece di avere la solita schermata, quella con il teschietto, la barra col teschietto, con dentro ci sono tutti gli oggetti da trascinare fuori, ti si apre un elenco degli oggetti che ci sono dentro il corpo, tu fai un click col mouse sull'oggetto e lui te lo sposta subito nello zaino. Quello sì, l'ho già visto, c'è la griglia dell'otto. Oh, curati. Sono troppi. Sono barbari questi? No. Se nella stanza sotto sono i barbari. Io non sto lottando, controllate che ci sia tutto, perché non ho ancora capito dov'è la chiave io qua. Ale non ci dice niente. Sarebbe la prima volta che non fa l'hammer. Quella non ci sta, che non dica niente. Dodo vuole la vita facile. No, sicuramente ci sarà un mini boss da uccidere, però bisogna capire dov'è. Andiamo avanti finché non lo troviamo, tanto prima di 3 ore non respawnano di nuovi mostri. Vai, crocchetta! Guardali! Ridotti! Perché non lo attacca questo? Che è successo? Mi sa che mi sono buggato, vedrò un mob che non c'è. Vedete un mob davanti a me, voi? No. Non so neanche dove sei tu. Ah, eccoti. No, no, non c'è nessuno. Perfetto, io vedo un mob qua, figure. Fai punto fix! Sì. Axel, l'altro giorno ti ho tirato una perculata. L'ho fatto, ma lo vedo lo stesso. Allora ignoralo. Provo a allontanarmi dalla zona. No, niente, lo vedo. Abbiamo perso qualcuno? No, siamo sotto. Buon, puliamo qua Dodo e dopo scendiamo con loro. Male che fa il cacciatore. Questo è un dungeon 4 o un dungeon 5? Penso che sia a livelli, no? Ah, è un 5. Ma qua, ragazzi, siamo tornati indietro io e Dodo. Sì, sì. Dobbiamo andare... No, no. Andiamo giù al ponte, perché... Arrivo. Di là dopo ci dobbiamo ripassare per tornare sotto al secondo livello. Qui ci sono delle frecce, dei dardi. Rimangono lì. Io la roba usata non la uso. Bevete. Bevetene tutti. Aprite. Oh, che strage. Dragus. Ma
Io non ho visto il tipo che avevo davanti. Nessuno c'ha magia d'area qua che colpisce tutto. Axel. Lascia che c'è dentro. Che non scende. Ah, sono da. No, Crocchetta decide di non seguire più il suo padrone. No, quel cazzo. Devo tornare a tamare la pantera, datemi un secondo. Vai, vai. Vadi, vadi. Vado, vado. Questo fatto che se attacchi l'animale si stama, l'avete risolto? Domanda, punto interrogativo, risposta, grazie. No, può capitare che in combattimento nella confusione si targhetta, non puoi perdere il target, cioè l'animale mentre sei in dungeon, perché c'è questa roba qua, andrebbe sistemata. O non ti dà la possibilità di attaccarla perché è tua, come quando fai PvP che ti deve chiedere se vuoi attaccare, perché se no ti si può stamare ogni volta che sei a mob per sbaglio lo targhetti. Ah, so che il discorso dei pet è un po' complicato. No, ma a me la roba si stama semplicemente perché non gli do da mangiare. Quindi mi odiano, porca troia, mi scliccate. Dove? Ah, c'è un mob qua. Ah, penso che ce l'abbia lui la chiave, sapete? Sì. Sta. Boom, bam! Ah, questo è un barbaro ancora, vieni qua. Spawnati, mamma mia come spawnano in fretta qua dentro. Ma il gigante del nord, che l'unico loot che ha sono 90 monete d'oro, ma no. Aggiustare, aggiustare. Uno? Il sangue di gigante. Gigante del gelo, bello. Immagino che quello abbia la chiave. Dico, poi. Scusa? Penso abbia la chiave. Penso, ha la faccia di uno che ti porta avanti nel dungeon. Sì. Banana. Banana. Arabba! Allora io faccio questa parte del dungeon, dopo vado AFK un secondino che vado a prendere la sigaretta. Sì. E come no? Bisogna fatturare. Bisogna AFK. Oh, è arrivato un animale strano qua. L'elementale? Il biocorno. Bicornosauro. Non è tamabile quel coso?
Ah, ok. Dai, io sto crescendo abbastanza decentemente, dai. Per adesso che i mostri sono facili, va bene. Dopo spero di crescere di più. La Madonna, questi barbari. Curati. È grosso sto bicornosauro? No, è che c'erano due barbari che attaccavano contemporaneamente. Allora, qua abbiamo bevuto tutto. Ragazzi, un minuto, mi assento, per favore. Ah, vai, a di base. Eccolo. Stata una pausa molto breve. Sì, e tu? I Io, che? cioè, cristalli ghiacciati. Non puoi farlo durante il combattimento, sì. Un coglione. Io non sto lottando. Sì, l'ho preso, ho fatto. È pieno di bauli, eh. Ah, Sì, perché no. Lori, se ci sono più sacchetti, deve fare raccoglie giamme più volte. Non fa, l'ho spammato. Vabbè. Però se c'è un sacchetto dentro un baule, quel sacchetto non te lo prende? Ok. Ho recuperato la testa di lupo, che bella. Lo fai, scappi via, ci usciamo? Sì, che qua Non stanno tanto. respawnando tutti. Andiamo alla porta. Chi è che ha la chiave? Io. Andiamo direttamente alla porta del secondo livello. Assolutamente. Su, destra, non capisco. Poi nell'angolo in alto a destra, No, in io sono teoria. bloccato, sì. Ho sbagliato. Oh, cazzo. Signore delle acque, Bella. carino. Io sono qua con l'Alessio, poi se viene qua. Sì. Porca vacca! Ok, Ale, ha chiesto mamma che ora venite. Più tardi non lo sa. Vai a camminare, dai, dai. Sì, dai. Aperta, Non è che c'è tempo, siete dentro tutti, no? eh? Dai, dai, oh, dai che c'è gente, regà. Ma siete già dentro tutti? Sì. No, boh, siamo in due qua dentro. Ale, ecco, entra. Ok.
Ah, per il mago elementale, Axel, potresti fare un comando che le bestie che evoca, e magari questa cosa farla valere anche per il voodoo. Fai un comando che teletrasporta nel punto in cui ti trovi le bestie che hai evocato. Così se te le perdi in giro per il dungeon o devi oltrepassare delle porte, hai la vita più facile. Se è fattibile, eh. Ok, questa parte del dungeon è quella che tu mi hai mandato in foto quando lo stavi costruendo. Però il problema è che qua sono troppe qua davanti, se uno entra a alleggerire un po' la prima stanza deve essere vuota, perché comunque devi avere un punto dove ti fermi a recuperare. Mm. No, perché come siamo entrati c'erano quattro serpenti, due cristalli, l'elementale. La prima entrata qui, la prima stanza deve essere vuota, non puoi metterci. Sì, ma Dodo, lui non dice in fondo alle scale, lui dice subito dopo la porta che abbiamo oltrepassato. Quella stanza grande due tile. Porca troia, mi è arrivata una sberla, mi è arrivata... Shit. Cosa abbiamo? Il demone stupido. No, dai, oh, impazziti. Portiamoli dentro qua uno alla volta, dai. Sì, dai, ma quanto sei grosso. No, ma qua arriva di tutto, ragazzi, portiamoli dentro uno alla volta. Pulire, pulire. Dai che non moriamo. Io sto provando a tirare giù la roba piccola prima, per abbassare il numero. Ma fai il peto arcano. Dai, fai un petto arcano. Vai. Spacca tutto. Macello. Come i draghi. Ma chi è che li ha portati vicino? No, mi stai bloccando. Illegale sta cosa. Che casino! Fa spezzare. Fa spezzare. Dai, ci aggiungo anche la pantera. Ah no, è già evocata, chissà dove cavolo è. Non è morto. Tutto dopo, eh. Sì, anche io bevo tutto dopo. Ma come? Comunque Albi, l'interazione era bellissima, che torna subito, ci stava da dire. Stai seguendo? Sì, sono ancora sul telefono. Io sono entrato solo per vederla, che immagino, ho detto, boh, l'avrà messa sicuro, infatti bella città. Sì, mi piace, mi piace. Non ho mutato voi quando ho messo il torno subito, però... Ah, fatto bene. Ho mutato solo il mio microfono per non sentire la porta che sbatteva. Sì, sì, il mio micio è morto. No, sì, ho preso dei cristalli, sì. Al boss qual era? Il costruttore di ghiaccio? Sì. Ah. Abbiamo già fatto il boss del dungeon? Ah, ok. Non penso.
No, perché se lo chiami boss, se mi viene da pensare che il dungeon è finito. Il pre-boss. Cioè, ho fatto un punto bevi, ne ho bevute 24. 20. Adesso 11. Kill il mondo, vediamo i punti. Ma. Mettiamola così, bevo ma non mi disseto. Fa buio. Perché è buio? Sono un elfo. Che senso ha? In che senso? Ma sempre di classic? Dove si attiva? E dove si attiva? Opzioni, lights. Devi mettere tipo tutto. Aspetta. Vai su video. Lights. Fai light level. Oddio. È straluminoso. Spaziale. Sì, sì, bellissimo. In teoria dovrei aver ruotato tutto. La cosa, se Alessandro non la sa, impazzisce. No, penso lo sa. Qui ci sono delle altre pozze che non era stato ruotato. Arrivo. Tiro giù due robette. Ogni tanto a me si attiva quando bevo. Lori, per caso stai raccogliendo i frammenti elementali? Perché quelli lì rendono al mercato. Anche, sì. Ma perché i mostri di questa stanza erano già senza vita? Perché ha preso quelle d'aria. La trappola. Ah, è roba tua quella, ok. Pensavo fosse grafica del dungeon. Via. Arrivo. Vai, crocchetta. Pera è fortissima, cioè mi sono innamorato di sto animale. Sì, assolutamente. Uccide sicuramente meno compagni del ragno. Vabbè, il ragno... Il ragno è di noi. Sì, è un party killer, il ragno. Ah, dopo. È morto il micio. No. Mizio, che
che botta. Cos'è da fare con l'altro demone? Sono tre adesso, eh. Io sto puntando a tirar giù quello con meno vita. Com'è la grafica della live da telefono, Lori? È bella. Ok, sono contento. Mi ha fatto dannare trovare le impostazioni giuste per questo diavolo di gioco. Non so come mai rende meglio a 30 fps che a 60. A 60 è molto più scattoso. Cioè, graficamente si vede meglio, ma è più scattoso. E il giusto equilibrio è così. Qua si vede bene. Micione, ancora 6 secondi. Se le hai dato una letta alle proposte di nuove classi che abbiamo fatto io e Alessandro? Come, cosa ti sembra? Ok. Ma il Monaco, dai, il Monaco è il mio orgoglio. No, perché? Adesso facciamo discussione. Spiegami perché vuoi bocciare il Monaco. Dai, è un bel DPS versatile che può anche tankare in determinati momenti. No, ma perlomeno così c'è anche un'altra classe che può sfruttare le armi a distanza. Dopo è carino che ha le armi, diciamo, sue, quelle marziali. No, non tanto ninja, perché era passato per la testa a me e ad Alessandro di qualche abilità che appunto ricordava troppo un assassino o un ninja di Naruto, tipo. Monaco invece lo vedo molto più stile D&D. Poi con i punti key, le raffiche di colpi, cioè spendi i punti key per fare colpi speciali. Cioè non è molto simile a quello di D&D, è quello di D&D. Ha le sue caratteristiche uniche, dai, ci sta. Però tutti questi bauli sprecati così. Ma non possiamo farci niente, Dodo. Sì, aperto. Niente pozze, però. Quel gate dove porta? La stanza successiva, forse. Non c'è da fare il Fraser qua? Paga, no? Certo. Chiosa? Ah, ecco dove è il freezer, sì. Chi è il tank? Dai, dov'è il tank? Abbiamo un tank? Tank? Solo fossi tu il tank. Panic generale. Solo fossi tu il tank e la gente guarda l'arciere. Sì, dici sincero. Se noi non siamo il tank, chi è il tank? Adesso che ho l'ira barbarica attiva posso farlo io. Anzi, guarda, faccio anche questo. Così me lo tanco. No, c'ho la guardia alta io, quindi. E in teoria anche quella impenetrabile. Però sono debole, prendo un sacco di bot. Sì, posso fare la guardia impenetrabile. Dopo. Buono.
Occhio agli elementali dietro. Voilà. Ah, ok, ottimo. Non vedo l'ora di renderizzare più di un'ora di registrazione, guarda. La gioia. Non vedo l'ora. Le gioie. Sono poche gioie nella vita. Quella è una di queste. Ecco. Anzi, non è una di queste. Arrivano gli elementali anche di qua, occhio. Dimmi un po' sta nebbia, Axel. Praticamente spawnano delle nuvole che se ci stai dentro fanno male. Ok, ma devo stare proprio dentro la nuvola per subir danni? Yeah. Ma faresti male anche a me se non fossimo in party? Dico. Adesso la storia del party ha senso. Sì. A me non ispirava per il semplice fatto. Cioè, da un punto di vista realistico, se tu, caster, mi tiri una palla di fuoco enorme che fa danni ad area, è giusto che faccia male anche alla gente che gli sta vicino. Cioè, induce più organizzazione nel party, perché tu mi vieni a dire, oh ragazzi, faccio la palla di fuoco, spostatevi, cioè la gente si allontana e la tira, cioè più GDR, una cosa del genere. Non si può allora tipo fare un target e dove clicchi, dove posizioni il target, segue l'area attorno ad esso. Non sono degno di una risposta. Venite qua che c'è da bere anche. Ah, era il boss questo? Non l'ho percepito come tale. Beh, è stato abbastanza duro buttarlo giù, dai. È molto tank, ma non ho visto danni che volavano. Ah sì? Sì, guarda, io gli pomperei un po' i danni. Oppure mettigli qualche evocazione. Togli magari quegli elementali lì, che sono un po' lontani, e li fai evocare a lui, così sono vicino ai player e aumenti la difficoltà. Perché è scrauso. Ma dov'è l'uscita qua, ragazzi? Cancello, penso. Cancello. Questa porta è chiusa a chiave. L'hai evocato di nuovo? Ma che sono bloccato sul cancello, non mi fa muovere, mi dice che è chiusa a chiave, sono bloccato. L'open door bugga il gioco tantissimo. Open door. Apri. Okay. Maledetto open door. Io un no. Cazzo. Runa del gelo. Una trappola. Oh, siamo chiusi dentro, eccolo. Ah, ti riporta fuori? Si sta. Picco. You are still for you. Perché non mi fa più rientrare? È ancora il problema della stalla buggata. È la stalla buggata? È che quando metti il pet in stalla a volte non ti fa entrare nei dungeon. Devi rifare. Non andiamo avanti. Io non l'ho capito. Non l'ho capito sto dungeon. Allora. Beh, esteticamente piace un sacco. Molto bello. È molto, secondo me, però un po' facile per essere in zona 5. Cioè, come quantitativo di mostri, sì, ci siamo, ma forse è da pimpare un pochettino. Ecco, a posto, risolto. A posto.
Lorenzo deve aggiornare il sito. ma non ho fatto niente per quello. Appena abbiamo la conferma, si va. Mm-hmm. Bombo. Grazie. Oddio, che bello il gioco di luci con impostazioni nuove. Stupendo. Fantastico, fantastico. Mi fa impazzire. Vedi, qua mi fa ancora il problema lì della stalla. Ho capito, risolvetelo. Io non posso mica tutte le volte... Ori, non andartene prima di aver spaccato i soldi, ti tengo d'occhio. Poi devo andare. Sì, so dove abiti, maledetto. Venite giù. No, dacci soldi. No, ma guarda, devo andare. Giù. Qui. Ok, prendo e scappo. No. Allora. Acque. Ma che pozioni di forza? Sono pozioni vuote. Questa tunica verde di Natale, posso dipingerla? Metti il catino a terra che possiamo usarlo tutti. No? Quante cariche ha? Cioè, carico è limitato. No! Ragazzi, guardate la mia tunica del ghiaccio! Quella di Natale. L'ho rovinata. La tunica di Natale, un po' meno natalizia. Cioè, ci sta il bianco, però non si vedono tanto i dettagli in oro. È bella bianca. È bella. Axel, me la puoi modificare questa tunica che si vedono di più i dettagli? No, non puoi farlo, no, non vuoi. Allora, per una cosa dico, vabbè, per l'altra dico sei uno stronzo. Beh, lo accetto. Oh, così va bene, va che bello. Ti accetto io. Con il capo a forma di lupo bianco, stupendo. Sì. Allora, cosa manca da vendere? Elementare, scogli elementari, frammenti. Aspetta che sto vendendo tutto. Proprio tutto. Ok, poi questo devo vendere che è... Vado un attimo in bagno, arrivo. Sangue di drago, sangue... Sangue di gigante, sangue di drago. Alessandro? No. Io ho un PC Tinker, però è molto basso. Ho delle perle nere. Sono perle nere. Ho fatto 5 punti in sto dungeon. Guarda, visto che prima era un livello 5, ti direi che forse si poteva puntare di più. Se me lo declassi a 4 per lavarti le mani, dico va bene. Dio santo. Allora. Abbiamo il GM più corrotto di tutti. No, la risposta di Polo è che cazzo me ne frega. Mi ha fatto 14k e mezzo a testa. A testa? Mi ha fatto 58.986.
Bastard? No, nessuno l'ha detta. No, 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 no. La live di Bastard la farò. Più avanti la farò. Eccomi. Oh, no. Allora, Lori. Allora, Lori. Se della tua parte mi dai 10k, ti do l'armatura che io ho pagato 20. Vale, quella... Quella in pelle di cava. Aspetta che divido. Allora. Poi non so con che personaggio ti interessa. Allora, qua mettiamo... Ecco l'arciere. Boh, me li dai con l'arciere allora. Tieni qua intanto. No, allora io ho già preso la mia parte. Ah sì, ah, ok. Sì. Li ho presi per terra. Ok, allora manca... No, questo... Ok, qui. Chi manca? Teoria no. Dodo. Ok, questo. Grazie. Perfetto. 127k in banca. Sì, ne ho una io. Venghino, Theory. Poi dimmi di che livello è. No, no, no! Mio santo, vengo dove diavolo abiti. Ma tu fai la lana, qualcosa? Puoi farmi un 10.000 bende? Puoi farlo anche tu? Come? Sì. Problema che io non è che c'ho tutto questo tempo da dedicare da mettermi a fare le pecore. E vabbè, sono in pensione, ma sai che c'ho anche altro da fare. Non è che sono qua a pettinare le bambole. Grazie. Vabbè, ci metti un attimo a farle. Mi è tornata in mente una frase cattivissima che Dodo ha detto tempo fa parlando male di Axel. Era tipo, Axel merita il tempo che ho impiegato per farlo. Cioè, quando io metto giù un po' di mappe, se volete facciamo le mappe. Allora, ce ne sono due sconosciute da decifrare. Pagano bene? Quelle di alto livello sì. Oh, qui ci sono per terra un po' di mappe, così mi un po'? Anche. Dio santo, c'è tre volte il continente lì. Vai. Facciamo le mappe se pagano bene. Allora, a me piace l'Ice Dungeon, Ale. Mi piacerebbe che la prima... Eh? No, no, non abbiamo cialda di te. Bella. Cioè, raccoglietele, non lasciatele che poi magari spariscono. Più se si vogliono fare. E poi io al limite, io prendo quelle fighe. Cioè, il mio PG non si scomoda a fare cose scrause. Che? Sto dicendo, Ale, l'entrata del secondo livello dell'Ice Dungeon, metti un bel cancello dopo la prima stanza. I mob fuori, una leva che apre il cancello, così se devi aspettare che arriva qualcuno che è rimasto fuori o impegnato con i pet, così tu sei dentro lì e sei protetto, perlomeno non ti attaccano tutti i mob appena entri. Dopo tu apri il cancello e entri. Tutti assieme. Sì, ma io sono entrato e mi sono trovato in mezzo ai serpenti. No, è sbagliato. Il primo pezzo per radunarsi ci vuole, in modo che tu ti organizzi, se devi rifare un party, se arriva qualcun altro, e dopo vai avanti a fare i mob. Ma non le prendete le mappe? Io ho preso la roba più figa, cioè non prendo quelle di primo, secondo, terzo. Beh, qua c'è un quarto, due quattro.
Anche quelli mi convincono poco. Ah, beh. Beh, andare a caccia di tesori è lunga. Sì. Deve valerne la pena. Perché puoi aumentare le stats? Sì, anch'io. Anche adesso, se vuoi. Sì, dici e arrivo. A te. Ciao. Ciao, ciao, Ale. Ciao, ciao. Ale. Ale. Va che la mamma è andata giù a camminare in valle con Marco Lattonella, perciò calcola una mezz'oretta.